ben ritrovati. Oggi sono particolarmente felice. Eccoci qua. Allora, un'amica storica, posso dirla storica, ci conosciamo da quando andavamo all'asilo, quindi è una cosa, ragazzi, che proprio era ancora l'altro millennio, una cosa bellissima. Quando ho chiesto a Rita di venire, sapevo che dopo un po' di insistenza, non ha detto subito sì, sarebbe venuta, ma perché è proprio una mia amica storica. Oggi, Rita, sei qua per raccontare un cambiamento di vita che secondo me è un bellissimo messaggio, perché sento tantissime persone che non hanno il coraggio di lasciare, come hai fatto te, la città per la campagna. Perché spaventa, perché oh mamma mia, sono nata, noi siamo nati vicino a Milano, tutta una cosa. Tu hai fatto questa scelta. Sì, l'ho allora fatta tardi, ma è stata la realizzazione del mio ideale di vita, perché è una cosa che avevo dentro da piccola e ci sono arrivata tardi, però finalmente. Sì, diciamo che però giustamente arrivando tardi è stato ancora più difficile forse, no? Perché da giovane uno dice ma sì, ci provo, al limite torno. Sì. Però sei felicissima. Sono felicissima, è difficile, la terra è bassa come dicono, per cui è veramente faticoso piantare le patate, raccogliere le patate, sì. È un cambiamento di vita totale, però ci guadagni nella qualità di vita e nel tempo che è un tempo che va di fare passo con il tempo della natura. Bellissimo. Per cui piove, si sta a letto. Allora, dovete sapere che, a prescindere, dobbiamo spiegare chi è Rita, perché io stimo tantissimo questa donna che ha veramente un valore in più. Lei aveva un lavoro molto importante a Milano, un lavoro veramente completamente diverso, perché tu prepari praticamente... Organizzavo i congressi per la Società Italiana di Immunologia e quindi un ambiente completamente diverso, ovviamente con persone laureate, persone che viaggiano, si parla quasi totalmente in inglese. Esatto, quindi lei preparava questi congressi a livello italiano, se non europeo, e faceva tutta questa sua vita parlando logicamente in inglese, facendo una vita, viaggi però sempre in quattro mura, cioè sì. Proprio la campagna per te era una cosa a sé. Ora ha una piccola fattoria, adesso ci racconta dove vive, perché noi amiche, veramente per noi è stata una cosa, è impazzita, ma in senso buono, voglio dire, perché effettivamente, come ha già anticipato lei, sono proprio due mondi completamente diversi. Com'è la tua fattoria? È un'azienda piccola, abbiamo galline, anatre, cani, gatti ovviamente, coltiviamo la zucca spaghetti, che è questo ortaggio... Che io non conoscevo, non sono l'unica, quindi di che cos'è? È un ortaggio... piccolo melone giallo che viene fatto bollire e al cui interno la polpa diventa degli spaghetti, cioè praticamente grattando con i rebbi della forchetta si formano tanti spaghetti e poi viene condito come un piatto di pasta e si mangia come un piatto di pasta. Favoloso. E a fianco abbiamo i mirtilli, le patate, i cavoli, gli abeti di Natale abbiamo messo, per cui ogni anno ci inventiamo qualcosa di nuovo, perché essendo una piccola azienda ovviamente devi differenziare e la fatica è tanta. Noi siamo a Calizzano, che è il paese più freddo della Liguria, bellissimo ma molto freddo, per cui lavoriamo sostanzialmente in sei mesi all'anno, o altrimenti dovresti avere delle serre riscaldate. Certo. E quindi facciamo grandi progetti durante l'inverno e lavoriamo tantissimo. Certo, proprio allora, a parte che poi ci facciamo spiegare come arrivare a Rita, come arrivare a questa zucca particolarissima. Io quando mi ha raccontato la prima volta, pur essendo qua da 33 anni, non conoscevo questo. Esatto, una cosa molto particolare. Calizzano, noi che siamo del posto sappiamo che quando nevica, nevica di più a Calizzano, quando fa freddo di più a Calizzano, è un posto magnifico, ma non è molto facile come vita, nel senso, quello che è proprio, era il messaggio che io ci tenevo tantissimo, era questo cambiamento che si può fare se uno è veramente motivato. Sì, io sono partita proprio da zero. Esatto. Ho lasciato tutto, mi sono licenziata, sono partita e ho iniziato proprio da zero. Ho fatto un corso con la Regione Liguria per aprire una fattoria didattica. Bravissima. E poi è un lavoro che devi inventare giorno per giorno. Il
paese è un paese piccolo, non offre tantissime possibilità, però ha una natura veramente eccezionale e un sacco di opportunità dal punto di vista naturalistico per chi ama le passeggiate. I cagnolini sono ben accetti perché è ricco anche di torrenti, passeggiate, i miei cani si tuffano in tutti i torrenti che trovano, e per cui è veramente un posto che ha un sacco di potenzialità. Chi ama la mountain bike, chi ama i funghi, le castagne. Ma no, visto che pochi giorni fa hai messo delle foto, perché tra le altre cose ovviamente è anche brava in fotografia, cioè c'è quella intelligente di quell'anno, poi ci sono io, no? Quindi adesso oggi vedete nello stesso paese cosa può uscire, no? Però la cosa bellissima è che Rita, veramente tu sei non felice di più, perché lei lo trasmette anche quando lo racconta a noi amiche, anche perché la seguiamo, ma con orgoglio, perché una scelta così, ripeto, non è facile. Ma ci dà la dimostrazione, posso dirlo, che si può fare. Si può fare, si può vivere con meno, ovviamente guadagni un terzo di quello Bravissima. Che avevamo prima, ma spendi anche meno, perché comunque hai delle necessità diverse. Non sei spinta al consumismo come sei spinta magari a Milano, che devi essere alla moda, devi avere tutti gli accessori del momento. Così. No, è questo, infatti anche questo passaggio, io che la conosco, quindi ho visto il passaggio, secondo me, lo diciamo tutti, ora però tu sei veramente felice. Sì, cioè, hai trovato il tuo sogno, si è realizzato. Sì, il mio sogno si è realizzato. Io da piccola guardavo sempre un film che erano Sette Spose per Sette Fratelli e sognavo di sposare un boscaiolo con un biondo con la barba rossa, l'ho trovato. Per cui sono poi guarda, la cosa bellissima veramente era questo, che noi lo sapevamo, no? Però i sogni, secondo me, se sono veramente, si realizzano. Bravissima, io dico sempre, noi ci vuole tempo e pazienza. Bravissima. Siamo partite. Però noi lo diciamo sempre, no? Manda alle stelle un messaggio, si convinta, nel senso, io voglio questa cosa, amo questa cosa, determinata. E tante volte tu mi conosci, anch'io ho detto, io voglio questa cosa, Paolo mi diceva, Betty, che cambia spacciatore perché questa cosa non arriverà mai. Non è vero. Non è vero. Arriva col tempo, sì. Forse nel momento che sei preparato. Di essere pronta e... Però accoglierla, perché tante persone... Le mie amiche, anche tu, eccetera, mi hai mai fatto un salto senza paracadute, ma cosa succede se... Fa niente. Io dicevo a tutte, guardate, se la cosa vi va male, vi trovate alla stazione centrale con il carrello della spesa, datemi un euro, perché... Però lo faccio comunque, dovesse durare 3 anni, 6 anni, 10 anni, non me ne pentirò mai. No, è fantastica. Metteremo sotto ovviamente questa trasmissione i riferimenti dove poter trovare Rita, la sua azienda, anche perché queste, diciamo, tue creazioni, queste, sì, quello che voi coltivate, i tuoi progetti sono molto importanti, per cui se mi permetti le persone comunque ti potrebbero, certo, scrivere, chiedere consigli, comprare queste cose meravigliose che loro producono, sì, perché esatto, comunque. Dove si trova esattamente? Calzano, la regione Bosco, che è proprio è tua, è tua, tutto coincide. Rita, io non so come ringraziarti, grazie. Salutiamo tutti i nostri amici che poi ci guarderanno da locate, grazie. E finalmente la mitica 66 sono qua. Ringrazio voi che ci ascoltate tutta la settimana, comunque ci guardate. Se volete scriverci, c'è la pagina su Facebook, Amici per la Coda, ci fa piacere. E spero di riaverti qua, con un'altra tua idea, con un'altra tua pazzia. Esatto. Grazie. Aprirò un canile. Brava! Grazie di cuore, grazie a tutti. Ciao. Allora, mi faccio scappare e mi devo fare.